tutte ragazze e bentornate sul canale. Ci rivediamo dopo tanto tempo, perlomeno, e dopo tantissimo tempo che io giro un video. Quest'estate praticamente non ho girato quasi per nulla, però il caldo è stato allucinante. Ora siamo nell'ultima ondata forse di caldo, nel senso che non c'è un caldo infernale come quello di qualche giorno fa, però si sta veramente male quest'anno. Quest'anno è proprio un caldo che io non ricordavo proprio tutta la mia vita, quindi si sta veramente molto molto male e quindi tutti i momenti liberi fuori dagli impegni universitari, per la casa e di tutto e di più, perché ovviamente lo sapete, chi di voi mi ha seguito in passato ha visto che io e Alfredo abbiamo comprato casa, quindi abbiamo cominciato un pochettino a fare qualcosa, quindi anche a girare, eccetera, quindi ovviamente gli impegni sono stati tanti, però vorrei ricominciare col video perché mi mancate veramente tantissimo. Il mio canale non è per nulla aggiornato, devo caricare ancora una marea di video, quindi ne vedrete tanti, tantissimi. Anche la prossima settimana che andremo in vacanza, un 4 giorni vicino, comunque andremo a Cefalù, quindi sempre in Sicilia. Vedrete comunque qualcosina sul canale. Ho intenzione di mettere tutti video e poi ricomincerò sicuramente, anche perché ormai settembre è vicino e quindi poi la voglia di fare video torna inevitabilmente. Oggi vi mostro, scusate l'ingresso, oggi vi mostro giusto 4 cosine precise che ho preso al mercato. Però ho preso qualcosa, un piccolo haul di abbigliamento. Io non acquistavo al mercato da un sacco di tempo, perché ormai acquisto, oltre che nei negozi, comunque dei centri commerciali, acquisto per lo più su Zalando, perché mi trovo veramente molto molto bene. Però mi servivano, diciamo, dei pantaloncini, e su Zalando non trovavo dei pantaloncini a poco prezzo. Io sono ovviamente in sovrappeso, quindi comunque non li utilizzo per andare fuori, però mi servivano proprio in previsione del viaggio, magari proprio per il viaggio stesso, e al mercato li ho trovati a 3,50 euro, quindi è la cifra che un po' volevo spendere. Quindi prima di andare a lavare tutto vi faccio vedere questi due pantaloncini e dei costumi che ho trovato. Allora, i due pantaloncini sono questi qui, questo è uno dei due paia. Sembrano corti, ma non lo sono effettivamente poi tantissimo. Cioè, ovviamente sono pantaloncini, però non sono cortissimissimi. La marca si chiama Elisa, immagine. C'è scritto XXXXL, no, doppia XL, doppia XL, ma in realtà sono una 48 normalissima. E quindi niente, questi sono i pantaloncini, sono elasticizzati e sono blu con questi disegni, e poi in particolare mi è piaciuto che ha questo bordicino qui sotto, e quindi questi mi sono piaciuti e li ho voluti prendere. E anche se sono un po' più cortini, invece quelli che proprio ho voluto prendere per il viaggio, perché questi qui devo prendere qualcosa da mettere sopra, in effetti, quindi anche se poi li utilizzerò diciamo anche per andare a mare, eccetera, perché non li utilizzo, vi ripeto, per uscire, muoio di caldo, ma non ho delle belle gambe da mostrare, quindi non li utilizzo per uscire, però devo comunque comprare qualcosa da mettere sopra, perché essendo aderenti ho bisogno di un qualcosa di sopra che comunque diciamo mi faccia stare un po' più comoda, soprattutto col caldo estivo. Le cose aderenti possono essere anche belle, però quest'anno io non le sopporto. Gli altri pantaloncini invece che utilizzerò per il viaggio sono questi qui. Sono un po' più larghini, cioè proprio il modello che è un po' più largo qui sulle gambe, infatti non hanno nessun tipo di merletto, cose varie. Sono un po' più trasparentini di quelli, un po' meno elegantini se vogliamo. Hanno questo nastrino come quelli ton sul ton, e sono molto più semplici, sono già particolari nella fantasia. Questi ad esempio li ho già provati, e con una maglia nera semplicissima sopra stanno molto bene, anche con una zeppa. Magari li utilizzerò, sono della marca Konos, magari li utilizzerò pomeriggio, perché dove andiamo lì a Cefalù è comunque una zona turistica, una zona di mare, quindi comunque
Una mia amica che c'è stata mi ha consigliato di portarmi dei vestiti, vestitini per andare a mare, cose del genere, non troppo impegnative. E poi faccio vedere i due costumi che ho preso, i pantaloncini che ho preso a 3,50 € l'uno, i costumi a 6 €, c'era l'offerta e ne ho voluto prendere. Uno molto sfavillante, questo qui, è un reggiseno praticamente, normalissimo, cioè il modello è quello del reggiseno, anche se io non li adoro particolarmente, preferisco quelli legati dietro il collo, però questo è così, ora vedrò se potrò modificarlo, qui dà l'effetto un po' più lavorato e poi dietro si allaccia. E la mutandina ha praticamente i lacci anche dietro, questi sono taglie 48 entrambi i costumi. E anche se sono un po' sgambatelle le mutandine, però vanno bene perché tanto coi lacci non c'è misura, insomma. E invece l'altro costume che ho preso è questo qui, che è un costume un po' più serioso. Questo praticamente ha anche dei laccetti che possono mettersi, anche questa è la 48. Questa è della Sweet Secret, invece quello giallo si chiama la marca Power Flower, ok, marche cinesissime proprio, secondo me sì, non credo siano. Ah no, questi sono importati da un suite di Young Swing, però sono fatti in Italia, qui c'è scritto. Ci crediamo, ci vogliamo credere. Questo invece Punto Flower, no, è fatto in PRC, quindi sarebbe. Non mi ricordo, comunque, questo è invece nero con questa stampa, comunque multicolor, e anche questo si chiude al laccio, e anche qui le mutandine hanno i lacci di sotto e hanno questo disegno che viene ripreso. Devo dire che mi piacciono, sono ancora più sgambate secondo me queste qui, no, forse no, però hanno sempre i lacci, quindi diciamo l'idea è un po' la stessa. E quindi niente ragazze, quindi ora io li vado subito a lavare, però mi faceva piacere farveli vedere, ma sicuramente vedrete molti molti altri video, come vi dicevo, anche haul di abbigliamento sul canale. Io per adesso mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!